Mario Sconcerti lo definiva il miglior atleta fiorentino di tutti i tempi. Innumerevoli e variegati sono i trofei, personali e di squadra, che ha collezionato Gianni De Magistris, autentica leggenda della pallanuoto. Scudetti, Coppa Italia, oro ai mondiali, bronzo agli europei, collare d'oro e tanti altri. Fra questi spicca la medaglia d'argento vinta alle Olimpiadi di Montreal 1976. Già le Olimpiadi. Nella sua carriera, De Magistris ha partecipato a 5 edizioni da atleta e 2 da opinionista televisivo. Fra meno di una settimana iniziano i Giochi di Parigi 2024. Nella sua mente i ricordi affiorano uno dietro l'altro. Il suo ricordo più bello delle Olimpiadi? Ne ho tanti, potrei dirti Città del Messico, perché io sono del 50, sono di dicembre, avevo 17 anni e mezzo, non c'erano ancora i telefonini, e messaggiavo i miei genitori con le lettere di posta aerea, che tu non hai visto mai, ma erano zigrinate di carta velina, e però insomma, pensa, cioè, non aveva ancora la patente, e fu un'Olimpiade spettacolare. Poi ovviamente andando avanti mi sono reso conto, ecco, che le Olimpiadi, che a volte qualcuno considera così un evento, invece per il mondo è l'evento, perché se ci può essere una cosa negativa è che è diventata quasi pericoloso, nel senso che fanno delle Olimpiadi un centro d'attenzione. Dalle Olimpiadi del 72, dove io ero presente, ci fu il famoso attacco agli israeliani, tra l'altro la palazzina dell'Italia era a 100 metri, 70 metri, e poi ci sono stati boicottaggi, insomma, quindi bisogna, per certi versi è stato alzato molto il livello di guardia, però ricordare, potrei dirti poi Montreal, perché ho vinto la medaglia d'argento, che peraltro ci hanno rubato, ho detto proprio in fiorentino, perché meritavamo di vincerla, e lo stesso arbitro, poi caso strano, ci arbitrò la finale 2 anni dopo a Berlino con gli stessi avversari e vincemmo l'oro. Non c'è competizione che tenga, le Olimpiadi hanno un sapore diverso per tutti, per gli appassionati negli impianti o alla televisione che si gustano ogni disciplina, per gli organizzatori, ma soprattutto per chi partecipa. Credo che le Olimpiadi, al di là della retorica che viene detta in questi casi, sia la massima espressione. Non c'è campionato del mondo, non c'è campionato europeo. Credo anche per gli atleti, come i calciatori, come i giocatori di basket, come i tennisti, che ora sono già stati da molto tempo, ma ora ancora di più professionisti a 180 gradi, 360 gradi, però trovino un'emozione diversa da quella che loro si possono immaginare. Io sono medaglia d'argento alle Olimpiadi e medaglia d'oro ai mondiali. Abbiamo giocato la finale con l'Ungheria, abbiamo perso una parte e abbiamo vinto l'altra. E cambia, perché nell'immaginario collettivo campione olimpionico è un'altra cosa. Cioè io, per me è sostanzialmente da un punto di vista sportivo uguale, per il popolo l'oro olimpico è il massimo. L'Olimpiade accende le attenzioni di tutto il mondo e De Magistris, così un po' per alleggerire la tensione, l'ha detto anche a uno dei partecipanti all'edizione che sta per iniziare. Uno parte con l'idea di vincere, però deve sapere, come ho dissi una volta a Zazzeri, che è un protagonista del prossimo, sarà un protagonista del prossimo Olimpiade, dissi: guarda, tu qualsiasi risultato avrai, pensa che 8 miliardi di persone, o quanti siamo, sono a casa sul divano a guardarti. Essere lì è già un traguardo. Poi ovviamente la delusione di non vincere, e poi parto sempre con l'idea che ci vuole la cultura di aver vinto una medaglia d'argento, non aver perso l'oro, cosa che invece molte volte si dimentica. Non solo il nuotatore Zazzeri, quasi 40 atleti toscani stanno per partire alla volta di Parigi. De Magistris nutre molte aspettative su di loro. Poi c'è la Iapichino, che migliora di volta in volta. C'è Fabbri, che non conosco personalmente, ma che sta facendo passi da gigante, che secondo me può far bene facendo tutti i debiti scongiuri, perché la superstizione regna sovrana. Poi c'è, chi mi sono dimenticato, Jasmine Paolini, vero, che punterà all'Olimpiadi e potrebbe fare il grande traguardo. Quindi sono tanti gli atleti, però io, davvero uomo di sport, seguo tutti gli sport.